SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Un 36enne è stato accoltellato a Lugo nella sua piedineria per essersi difeso durante una rapina. In due hanno colpito all'orario di chiusura, portati via pochi spiccioli, la vittima è grave ma fuori pericolo. Esattamente un anno fa a Ravenna veniva ucciso Salvatore Chianese, 42enne, guardia giurata, stava lavorando quando è stato colpito da 9 colpi di fucile, ignoto ancora oggi autore e movente. Buone prospettive di presenze per il Capodanno. A Rimini le strutture alberghiere sono già prenotate per l'80% dei loro posti, record di hotel aperti sono 850 su tutta la costa romagnola. Cesena, bilancio di fine anno per il sindaco Paolo Lucchi. Insieme a Campus, Casa della Salute e Piazza della Libertà, il primo cittadino ha rimarcato la priorità per il nuovo ospedale Bufalini. Grande successo anche quest'anno a Faenza per il mercatino di Mato Grosso. Decine di volontari, grazie al sostegno dei cittadini, vendono oggetti usati per scopi benefici. Per lo sport il Cesena domani sera sarà impegnato a Verona nell'ultimo turno di Serie B prima della sosta invernale, assente di infortunati Capelli e Cascione, rimane in dubbio il terzino Renzetti. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Ludovico Luongo. A voi tutti buonasera da TR24, bentrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca dal Ravennate. Siamo a Lugo con una rapina a mano armata ieri sera in un chiosco di Piadine. In due hanno assalito il titolare, che è stato accoltellato dopo una inutile difesa. Vediamo. È fuori pericolo il 36enne di Lugo, titolare di un chiosco di Piadine della cittadina del Ravennate, che nella tarda serata di ieri è stato rapinato e accoltellato da due individui. Sono circa le 23.30, l'uomo è ormai prossimo ad abbassare le serrande quando la coppia di malviventi si dirige verso l'esercizio. È buio, i clienti ormai non v'è traccia, uno dei due fa da palo mentre l'altro intima alla vittima di consegnare l'incasso della serata. Il 36enne però reagisce e di tutta risposta si vede puntare un coltello. Nasce così una colluttazione che vede la peggio per il rapinato, che subisce una coltellata all'addome riportando anche varie escorazioni al volto. I malviventi intanto riescono ad arraffare un misero bottino fatto di poche banconote e si danno alla fuga, mentre il 36enne giace per terra ferito gravemente. Dato l'allarme, sul posto si precipitano i carabinieri della stazione di Lugo e i sanitari del 118, che portano di corsa la vittima al locale ospedale con il codice di massima gravità. Verrà operato poco dopo e per fortuna ora è fuori pericolo di vita. Tocca ora all'arma portare avanti le indagini, che dovranno dare un nome ed un cognome a questi due brutali individui, il cui gesto per puro caso non ha avuto conseguenze ben più tragiche. E uno svedese di 36 anni, autodefinitosi imprenditore, è stato arrestato dai carabinieri di Forlì con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuto di esibire i documenti e disturbo del riposo. La notizia la vediamo sul nostro portale TR24. Il fatto è avvenuto martedì attorno alle 3.30 di notte, quando i militari dell'arma sono stati avvisati dai vicini del 36enne a causa del forte rumore proveniente dal suo appartamento. L'uomo, in stato di ebbrezza, dapprima ha tentato di non far entrare i carabinieri in casa. Poi, una volta condotto faticosamente in caserma, ha proseguito con il suo comportamento violento, sferrando ad un militare una ginocchiata. A casa dello straniero sono stati inoltre ritrovati 2 grammi di hashish. Ieri mattina il giudice ha autorizzato l'arresto e posto in libertà l'indagato, che verrà processato a marzo. Esattamente un anno fa, era il 29 dicembre 2015, veniva ammazzato a Ravenna Salvatore Chianese, una guardia giurata di 42 anni, un delitto ancora oggi irrisolto.
È sulle pagine del Corriere Romagna che Filomena Sommella, vedova di Salvatore Chianese, il vigilante ucciso a Ravenna esattamente un anno fa, confida la sua fiducia negli inquirenti sperando di capire chi e perché ha ammazzato suo marito il 29 dicembre 2015. È piena notte, un normale giro di perlustrazione come tanti. L'uomo, di origini casertane, si ferma come di consueto in una cava, scende dall'auto, prende le chiavi e apre il lucchetto di una sbarra. È in questo momento che il killer gli spara ben 9 colpi di fucile all'addome e alla testa, ammazzandolo sul colpo. Un delitto perfetto, studiato nei minimi particolari. L'omicida sapeva perfettamente i movimenti della guardia giurata e ha scelto esattamente dove agire. Un assassino spietato e senza scrupoli che per depistare le indagini ha simulato una rapina portando via alla vittima portafogli e pistola d'ordinanza. La moglie, sulle pagine del quotidiano locale, non sa spiegarsi il motivo di questa tragedia. Non smetterò mai di credere nella giustizia, dice rispondendo alle domande del giornalista. Secondo quanto emerso, il 42enne non sarebbe stato coinvolto in giri pericolosi, ma solo rinomato per la sua dialettica dai toni molto diretti. Gli inquirenti, nel silenzio del loro lavoro, procedono con le indagini, ma per ora il killer pare non abbia commesso il minimo errore. In preda all'alcol, alla vigilia di Natale, hanno gettato il cagnolino dalla finestra. I carabinieri di Granarolo Faentino nel Ravennate hanno denunciato a piede libero per maltrattamenti di animali sia la padrona, una 37enne polacca, che un amico di quest'ultima, un connazionale di 39. L'animale, un cucciolo di Yorkshire, era stato consegnato ad alcuni militari impegnati in un servizio antifurto dai passanti che lo avevano trovato riverso sulla strada, malconcio e impaurito, e lo avevano quindi preso in braccio. Dopo alcune verifiche, i carabinieri hanno scoperto che era stato presumibilmente lanciato dal primo piano come conseguenza di un gesto alimentato dall'alcol. La bestiola è stata sequestrata. E ancora altre notizie con un giovane maghrebino di 21 anni che è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina in concorso. Il reato si è consumato a Marina di Ravenna lo scorso di agosto, quando 2 ragazzi faentini sono stati derubati del loro cellulare e del loro zaino da alcuni giovani, probabilmente extracomunitari. Le indagini condotte dal commissariato di Faenza hanno portato all'identificazione del 21enne originario del Maghreb, ora indagato in stato di libertà. Proseguono invece le ricerche per l'individuazione dei complici. E cambiamo argomento. Arriva il Capodanno e c'è già la soddisfazione tra gli operatori turistici e l'amministrazione comunale, in questo caso di Rimini, per quella che si preannuncia come una festa da tutto esaurito. Saranno 500 le strutture alberghiere aperte di Rimini per accogliere gli ospiti di quello che viene definito il Capodanno più lungo del mondo. Il tasso di riempimento degli hotel supera l'80% già a qualche giorno di distanza dalla festa di fine anno e le prenotazioni arrivano fino a 4 giorni. Per 4 giorni abbiamo circa 2.500 assunzioni solo per gli alberghi. Ecco, poi pensiamo a tutto il resto, quindi acquisti. 2.500 persone per una media di 4 giorni, 10.000 giornate lavorative. Quindi è un'economia che credo che dia anche un sospiro di sollievo a molti, soprattutto ai giovani. Un territorio che si sta muovendo, un territorio che sta lavorando, quindi molta, molta soddisfazione. Potrebbe essere il capodanno dei record, anticipa il sindaco di Rimini Andrea Agnassi, entusiasta del parterre di ospiti coinvolti, costati all'amministrazione comunale 200.000 euro. E adesso il Capodanno, quella che è stata una scommessa un po', come dire, incosciente qualche anno fa, abbandonare il Capodanno Rai, perché pensavamo che, insomma, tenere incollato qualcuno alla televisione non lo portasse a Rimini, beh, quella sfida funziona, è un Capodanno diffuso, l'arte, la cultura, i ritmi, le musiche. Oggi Rimini è il Capodanno più forte d'Italia, su questo non c'è dubbio, ce la giochiamo con le grandi città d'arte che hanno una vocazione naturale all'attrazione, Venezia, Firenze. La regione Emilia-Romagna ha speso 250.000 euro in campagna promozionale per gli eventi di fine anno e sono 850 gli alberghi aperti su tutta la riviera. Per la regione Emilia-Romagna, il capodanno di Rimini, i capodanni della riviera, quindi da Cattolica a Comacchio, rappresentano un importante prodotto turistico. Parlo di prodotto turistico perché i numeri ci dicono proprio che il Capodanno, il Natale Capodanno, rappresentano proprio un'occasione di incoming turistico per la Riviera unica e da valorizzare. L'attrice Lodovica Rogati è stata assolta dal Tribunale di Rimini dall'accusa di diffamazione nei confronti dell'ex fidanzato, l'ex tennista Giorgio Galimberti.
Ratti. La vicenda risale a 8 anni fa e faceva riferimento ad un CD recapitato a Riccione e alla compagna di Galimberti, contenenti foto hard del tennista con l'arrogati risalenti al periodo della loro relazione. Il giudice di pace di Rimini aveva condannato l'attrice in primo grado a 600 euro di multa e ad un risarcimento di 7.000 euro, ritenendola responsabile di aver inviato il CD. Il tribunale, pronunciandosi in appello, ha invece annullato la condanna dell'arrogati perché il fatto non sussiste. Dopo 8 anni, ha commentato l'attrice, questa vicenda si è finalmente conclusa. Sono felice per me e per la mia famiglia. Soddisfatto anche il difensore dell'arrogati, Gianluca Tognozzi, è stata dimostrata l'estraneità dei fatti della mia assistita. Conferenza stampa di fine anno per il comune di Cesena, un'occasione per parlare con il sindaco dei tanti progetti messi in cantiere per il prossimo anno. La Casa della Salute, il nuovo campus universitario, i lavori in Piazza della Libertà. È un 2017 che si annuncia, almeno nelle intenzioni, all'insegna delle grandi opere pubbliche, quello del Comune di Cesena. Punto cardine di questa nuova serie di lavori, il progetto per il nuovo ospedale che diventa, giorno dopo giorno, una realtà. L'inizio del 2017 sarà appunto con l'individuazione formale dell'area nella quale collocare il nuovo ospedale. A mio parere dovrà essere l'area di proprietà dell'ASL a ridosso del casello autostradale di Villa Chiaviche, e poi partirà con la inaugurazione e la concretizzazione di molti cantieri, perché il secondo mandato amministrativo di solito è più denso di lavori pubblici che si riescono a realizzare. Un'occasione, quella della conferenza stampa di fine anno, anche per fare il punto sullo stato di salute dell'amministrazione comunale, che il sindaco vorrebbe ancora più inserita nel tessuto sociale della città. Sì, è un obiettivo che si pongono tutte le amministrazioni comunali. Oggi c'è un allontanamento dalla politica che credo pesi a tutti. Noi abbiamo trovato alcune formule, devo dire che in particolare vanno ringraziati i quartieri che favoriscono un grande livello di partecipazione, e l'ultima formula di carta bianca, quella che ha portato 3.500 cittadini a votare direttamente sui progetti per migliorare la città, secondo me sta riavvicinando molti al confronto amministrativo. Per noi è una ricchezza, credo lo sia per ogni comune, ma per noi lo è in maniera particolare. Il Consiglio dei Ministri ha nominato i 41 sottosegretari del governo Gentiloni. Pochissime le differenze rispetto al precedente esecutivo guidato da Matteo Renzi. Tra i confermati anche il cesenate Sandro Gozzi, che mantiene l'incarico di sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con le deleghe agli affari europei. In un tweet Gozzi ha ringraziato il premier Gentiloni, il Partito Democratico e lo stesso Matteo Renzi. Ed è tempo di bilanci anche per il presidente della regione Stefano Bonaccini, che anche lui nella tradizionale conferenza stampa di fine anno ha voluto fare il punto su questi primi 2 anni di mandato. Infrastrutture, semplificazione e nuove leggi sull'urbanistica sono questi gli obiettivi del presidente della regione Bonaccini, che nell'incontro di fine anno con i giornalisti fa il punto su quanto svolto dalla sua squadra di governo in questo 2016. Come sempre, naturalmente, la priorità è il lavoro. Vorrei che il prossimo anno, come è stato in questi 2 anni da cui sono presidente, continuasse l'aumento dei posti di lavoro. È la nostra ossessione, vogliamo diminuire ulteriormente la disoccupazione, che è calata di 2 punti in 2 anni, e il prossimo anno vogliamo dare un ulteriore contributo. Un'occasione quindi anche per fare un bilancio di questi 2 anni, tanti gli obiettivi raggiunti, ma ancora tanto lavoro da fare. 2.500 nuovi lavoratori a tempo indeterminato in sanità, la nuova legge sull'obbligo di vaccinazioni per i bimbi che si iscrivono negli asili nido di questa regione, l'abbattimento, prima regione in Italia, per tempi abbattuti nelle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie di prima fascia, il nuovo reddito di solidarietà che con 35 milioni di euro andrà per la prima volta come contributo a chi si trova in povertà, ci diano una mano a garantire quella qualità che cercano gli emiliano-romagnoli e che noi vogliamo come istituzione garantire. E durante questo incontro con la stampa il presidente Bonaccini ha anche annunciato l'arrivo di nuovi fondi per le infrastrutture della provincia di Forlì-Cesena. Si tratta di 92 milioni di euro che serviranno a progettare e realizzare la statale 727 di Forlì, la nuova via Emilia che collegherà la tangenziale di Forlì con la secante di Cesena e il collegamento tra la statale 9 di San Giovanni in Compito e il casello autostradale della Valle del Rubicone. È stata una buona annata per l'agricoltura emiliano-romagnola. I dati relativi a quest'anno parlano di un'impennata nel settore delle esportazioni. Aumenta l'esportazione, ma calano le imprese.
È questo, in estrema sintesi, il dato che emerge dalla lettura dei dati Istat e Unioncamere relative all'anno 2016 nel mondo dell'agricoltura emiliano-romagnola, che nell'anno che sta per concludersi si è fatta forte di una crescita del 7,3% per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti, per un valore complessivo di circa 690 milioni di euro. Bene anche il dato per quanto riguarda l'occupazione, che registra un aumento di 10.000 addetti in più tra lavoratori dipendenti e autonomi. Unico rilievo che desta preoccupazione, quello relativo alle imprese individuali, che sono calate di circa 1.000 unità in un anno, anche se, va detto, sono state compensate dall'aumento di società di capitale. Tendenze generali che si riflettono in una forte differenziazione tra le produzioni, con crolli dei prezzi su base tendenziale annua, a fronte di parziali recuperi su alcuni comparti che erano stati colpiti da una forte crisi di mercato negli anni passati, come il latte bovino e le carni suine. Serve una risposta concreta alle esigenze della nuova compagine imprenditoriale, avverte il presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna Gianni Tosi. Il destino è quello di procedere sempre di più con l'internazionalizzazione dei nostri prodotti. Parliamo ora di strade perché l'ANAS prosegue il piano di riqualificazione della E45 e 55 con uno stanziamento di 169 milioni. Nuovi investimenti da parte dell'ANAS per la riqualificazione del percorso E45 e 55 Orte Mestre, nell'ambito del progetto di manutenzione straordinaria che implica l'assegnazione complessiva di 1,6 miliardi di euro per il risanamento profondo della pavimentazione, viadotti e gallerie, l'ammodernamento dei guardrail, l'adeguamento degli impianti tecnologici ed altri interventi per il miglioramento della sicurezza della circolazione. ANAS ha presentato tre gare d'appalto dal valore totale di 169 milioni di euro in riferimento ad interventi di manutenzione per i prossimi 3 anni in Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, i quali si sommano ai 55 milioni di euro per il ripristino della pavimentazione, attualmente in corso di assegnazione. Sull'argomento è intervenuto il presidente di ANAS, Gianni Vittorio Armani, sottolineando di come si tratti del più importante investimento mai destinato a questa infrastruttura, in linea con la nuova strategia di ANAS che punta sulla manutenzione e sulla valorizzazione della rete stradale esistente, al fine di innalzare il livello di servizio e gli standard di sicurezza per la circolazione. Armani ha inoltre posto l'accento sull'importanza dell'itinerario E45 e 55, definendolo strategico e con flussi di traffico in costante aumento, mettendo poi in evidenza il fatto che costituisce l'unica direttrice nord-sud del paese senza pedaggio ed il percorso principale verso i paesi dell'est Europa. Ed ora con il prossimo servizio siamo a Faenza per parlarvi di un grande mercato dell'usato. È l'operazione Mato Grosso che ha tra gli obiettivi scopi benefici. Da 40 anni a Faenza, durante le feste invernali, Mato Grosso organizza un grande mercatino dell'usato per finanziare le proprie missioni in Sud America. Un grande evento che richiama collezionisti e acquirenti da tutta la regione e dalle Marche. Oltre 150 i ragazzi da tutta Italia, invece, che quest'anno si sono ritrovati per allestire le bancarelle al centro fieristico. In vendita si può trovare di tutto, anche auto e motorini, e non mancano le grandi occasioni. Passiamo casa per casa, lasciamo un volantino, diciamo che passeremo la settimana dopo, 2 settimane dopo, suoniamo il campanello e chiediamo se hanno qualcosa da darci, di cose che si possono rivendere, oggetti da mercatino, mobili, vestiti, e poi mettiamo tutto in esposizione qui al centro fieristico. Cerchiamo per una settimana di tirare su un po' di soldi per sostenere le nostre missioni. Siamo più di 150 da tutta Italia, tutti ragazzi giovani tra i 15 e i 25-30 anni, che è proprio la cosa più bella per noi, organizzare tutta questa cosa enorme, molto grossa, e che c'è bisogno di tanta gente per ritrovarci un po' tutti insieme noi dell'operazione Mato Grosso e riuscire ad avere anche un momento bello tutti insieme a lavorare, fare fatica per i poveri e proprio tutti insieme, con tanto entusiasmo e divertendoci più che possiamo. È proprio un po' un punto di arrivo, diciamo che ci teniamo tutti che venga una cosa bella, perché è un po' la cosa più grossa che facciamo durante l'anno. E adesso altre notizie con le brevi di TR24. Cesena. Un uomo di 45 anni, vittima di un malore, è stato trovato morto dal fratello dopo aver forzato la porta di casa.
Il gesto ha però attirato l'attenzione dei vicini, che lo hanno erroneamente scambiato per un ladro ed allertato la polizia. Rimini. Trasporto pubblico gratuito per notte di Capodanno. Dalle ore 20 del 31 gennaio fino alle 7.30 del giorno successivo sarà possibile viaggiare gratis sulle linee 4 ed 11 di Start Romagna. Romagna. Enel ha predisposto un team di 150 tra tecnici ed operai di e-distribuzione reperibili in caso di eventuali guasti, criticità o emergenze sul territorio emiliano-romagnolo in occasione della notte di Capodanno. Cesena. Intorno alle 15 un'auto ha sbandato ed è finita in fondo ad un canale che costeggia la carreggiata. La vettura, un Opel Zafira, ha evitato per un soffio l'impatto con un ponticello in cemento di un accesso privato. Nell'incidente sono rimaste ferite in maniera lieve due persone. E adesso la linea al nostro Marco Rossi con tutte le ultime dello sport. Buonasera e bentornati con una nuova edizione di TR24 Sport. Il Cesena domani sera alle 20.30 sarà impegnato sul campo della capolista Verona, un match proibitivo a cui non prenderanno parte gli infortunati Cascione e Capelli. Renzetti sarà valutato all'ultimo istante dopo che in mattinata è rimasto a riposo per un acciacco. Per noi quest'anno sono stati sempre problemi fuori casa, non abbiamo vinto una partita, quindi... Poi sulla carta è una trasferta proibitiva, visto che incontriamo la prima della classe, 38 punti, mi sembra che abbia fatto 37 gol fatti, 23 subiti, quindi capocannoniere Pazzini, cioè ci sono tutti gli ingredienti per partire già sconfitti, però non deve essere così, assolutamente. L'atteggiamento deve essere sempre quello, la voglia di andare a prendere il risultato. È normale che se gli lasci 50 metri di campo ti fanno male, perché Romolo ha una gamba importante, Valori ha una gamba importante, Pazzini lo conosciamo. Ci serve una partita dove alla base c'è l'attenzione. L'attenzione è a cattiveria giusta, perché Pazzini è uno che gli capita una partita, una palla in 90 minuti e ti fa gol. Quindi dobbiamo limitare le proprie azioni, dobbiamo limitare le loro giocate e quindi dobbiamo essere molto aggressivi. Dobbiamo sfruttare le poche occasioni che ci capitano, dobbiamo essere bravi nelle ripartenze, insomma, perché anche loro a campo aperto fanno fatica, insomma, sono tante piccole cose. Però tutto sta e uno ha la voglia e la concentrazione che ci mette nella partita. Passiamo ora al calcio 5. A mercato chiuso il Favenzia ha ufficializzato due nuove cessioni. Lasciano la formazione Manfreda di Serie B i calciatori Lobartolo, Liborio, Alessio e Iervasi, Raffaele. In stagione i due atleti non hanno raccolto presenza all'attivo alla corte di mister Simone Bottacini. Sarà un inizio di 2017 indimenticabile per tutti gli appassionati di boccette. Sbarca infatti su Teleromagna il torneo Super Pallino Blu. Vediamo di cosa si tratta. In attesa del calcio, perché la prima settimana dell'anno non vedrà partite di calcio né della Serie A e né della Serie B, Teleromagna si è orientata verso uno sport che sta davvero facendo discutere molto e che è al centro delle attenzioni da sempre, purtroppo poco per quel che riguarda le televisioni. Parlo del biliardo e Teleromagna infatti dedicherà tre serate a partire dalle 21, la serata del 3 e del 4 e del 6 di gennaio, al biliardo, alle boccette e a proposito una nuova entusiasmante novità per gli appassionati, quindi, perché si tratta di un vero e proprio torneo che metterà di fronte i migliori dell'Emilia contro i migliori della Romagna. Questo il tabellone. Nella prima serata del 3 nei quarti di finale si incontreranno 4 atleti dei comuni dell'Emilia contro 4 atleti dei comuni della Romagna, 3 e 4, e poi le semifinali che potrete seguire sempre il giorno 6, il giorno della Befana, per arrivare alla finalissima di nuovo in diretta il giorno 6. Questa era l'ultima notizia, vi ricordo che per tutte le altre nostre notizie è disponibile il portale tr24.it oppure il canale 192 Teleromagna Sport. Grazie per l'attenzione e buona serata.
È il momento ora delle previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Anche la giornata di oggi ha visto il sole protagonista su quasi tutta la nostra regione. L'alta pressione infatti non ci abbandona e non ci abbandonerà almeno fino a domenica 1 gennaio, quindi il sole prevarrà anche nei prossimi giorni su tutta la nostra regione. L'unica incertezza nella giornata di domani avverrà a causa di aria decisamente più fredda in arrivo in quota sulla nostra regione, che potrebbe determinare qualche addensamento soprattutto in mattinata al confine con le Marche, quindi tra Riminese e le Marche. Però le precipitazioni saranno molto rare, altrove i cieli saranno sereni o al più velati, soprattutto in Appennino. Le temperature saranno in calo con valori minimi compresi tra meno 4 e più 2 gradi, i valori massimi saranno in calo anch'essi e compresi tra più 5 e più 8 gradi, ventilazione moderata sul mare che si presenterà mosso. Poi anche le giornate di sabato, l'ultimo giorno dell'anno e il primo giorno del 2017, saranno contraddistinte dall'alta pressione, con temperature però più rigide. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. E grazie anche al nostro Andrea Raggini. Adesso i fatti principali di questo telegiornale della sera. Un 36enne è stato accoltellato a Lugo nella sua piadineria per essersi difeso durante una rapina. In due hanno colpito all'orario di chiusura, portati via pochi spiccioli, la vittima è grave ma fuori pericolo. Esattamente un anno fa a Ravenna veniva ucciso Salvatore Chianese, 42enne, guardia giurata, stava lavorando quando è stato colpito da 9 colpi di fucile, ignoto ancora oggi autore e movente. Buone prospettive di presenze per il Capodanno. A Rimini le strutture alberghiere sono già prenotate per l'80% dei loro posti, record di hotel aperti sono 850 su tutta la costa romagnola. La Cesena, bilancio di fine anno per il sindaco Paolo Lucchi, insieme a Campus, Casa della Salute e Piazza della Libertà, il primo cittadino ha rimarcato la priorità per il nuovo ospedale Bufalini. Grande successo anche quest'anno a Faenza per il mercatino di Mato Grosso. Decine di volontari, grazie al sostegno dei cittadini, vendono oggetti usati per scopi benefici. E per lo sport il Cesena domani sera sarà impegnato a Verona nell'ultimo turno di Serie B prima della sosta invernale. Assente gli infortunati Capelli e Cascione, rimane in dubbio il terzino Renzetti. Questa sera su Teleromagna in prima serata alle 21.40 a tambur battente su Teleromagna News, canale 74, alle 21.30 il film San Giovanni decollato con Totò. Su Teleromagna Sport, canale 192, alle 21 la replica della partita di calcio Cesena-Trapani, e su Teleromagna Mia, canale 193, alle 21 in onda Miss Mamma Italiana. L'informazione prosegue sul web, su tr24.it, Facebook e Twitter. Scaricate l'app ufficiale di Teleromagna con tutte le notizie, anche lo streaming della TV e i programmi principali. Grazie per averci seguito anche questa sera. Torniamo domani mattina a 7.15 con la rassegna stampa. Grazie, una buona serata. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.